L'inno alla gioia è un'ode composta dal poeta tedesco Friedrich Schiller nell'estate del 1785. È conosciuto in tutto il mondo per essere stata usata da Ludwig van Beethoven nel 1823 come testo della parte corale del quarto e ultimo movimento della sua celebre Nona Sinfonia. La melodia composta da Beethoven è stata adottata come inno d'Europa dal Consiglio d'Europa nel 1972 e nel 1985 è stato adottato dai capi di Stato dei Paesi membri come inno ufficiale dell'Unione Europea. L'inno alla gioia esprime la visione idealistica di Schiller sullo sviluppo di un legame di fratellanza fra gli uomini, visione condivisa da Beethoven. L'inno europeo non intende sostituire gli inni nazionali dei Paesi membri, ma piuttosto celebrare i valori che essi condividono. Viene eseguito nelle cerimonie ufficiali che vedono la partecipazione dell'Unione Europea e in generale a tutti i tipi di eventi di carattere europeo. La Sinfonia numero 9, in Re minore, per soli, coro e orchestra, anche nota come Sinfonia corale, è l'ultima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Fu eseguita per la prima volta il 7 maggio 1824 a Vienna. Si racconta che alla fine della performance Beethoven abbia continuato a dirigere nonostante la musica fosse finita. Allora uno dei solisti lo fermò e lo girò per accettare il suo applauso. Il pubblico era ben consapevole della salute e della perdita dell'udito di Beethoven. Quindi, oltre a battere le mani, gettavano cappelli e sciarpe nell'aria, in modo che potesse vedere la loro travolgente approvazione. È una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico, ed è considerata uno dei grandi capolavori della musica occidentale. È stata per lungo tempo la maggiore composizione sinfonica con voce. Nel 2001, spartito testo, sono stati dichiarati dall'UNESCO Memoria del Mondo, attribuita alla Germania. Ai primi tre movimenti puramente sinfonici ne segue un quarto che include il coro sui versi dell'Inno alla Gioia di Friedrich Schiller. Beethoven modifica la tipica struttura della sinfonia classica inserendo per la prima volta uno scherzo prima del movimento lento. Lo scherzo è una forma musicale allegra e vivace che punta di solito all'arguzia, alla giocosità e tende ad alleggerire la tensione tra il movimento lento e il finale, distendendo la concentrazione richiesta dall'ascoltatore durante i primi due movimenti. Nel quarto e ultimo movimento è contenuto il famoso finale corale, che è la rappresentazione musicale beethoveniana della fratellanza universale. L'Inno alla Gioia è una lirica nella quale la gioia è intesa non certo come semplice spensieratezza e allegria, ma come risultato a cui l'uomo giunge seguendo un percorso graduale, liberandosi dal male, dall'odio e dalla cattiveria. Gli strumenti e le persone impiegate sono di gran lunga i più numerosi di qualsiasi altra sinfonia di Beethoven. La sinfonia è composta per la seguente orchestra, che comprende 10 legni, tra cui flauti e clarinetti, 9 ottoni, tra cui trombe e corni, numerosi archi e percussioni, e infine un coro con 4 solisti. Alcuni movimenti della Nona Sinfonia sono contenuti nel film Arancia Meccanica, e in particolare l'Inno alla Gioia è presente nella colonna sonora del film L'attimo fuggente. L'inno europeo è senza parole, infatti con il linguaggio universale della musica esprime gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti dall'Europa.